mi scuso di tenere il mio intervento in italiano e non nel bilinguismo di questa regione, poi forse alla fine vi spiegherò perché. Cercherò di rispondere ad una domanda e quindi ad una sottodomanda. La domanda a cui cercherò di rispondere è la seguente: cosa ha tenuto insieme l'Unione Europea fino ad ora? E la sottodomanda è: quelle ragioni che hanno tenuto insieme l'Unione Europea sono ancora valide oppure no? La mia risposta è che probabilmente non sono più valide. Cercherò di argomentare questa tesi attraverso una brevissima ma necessaria esamina storica e politica dell'Unione Europea. Ciò che noi chiamiamo Unione Europea è il risultato di un lungo processo storico di integrazione volontaria, sottolineo l'aggettivo, tra stati nazionali indipendenti. È la prima volta nella lunga storia secolare dell'Europa che un processo di questo genere prende corpo. Tutti i precedenti tentativi di integrazione, chiamiamoli così, erano stati forzati, autoritari, imperiali, si erano basati sulla forza, da Napoleone a Hitler, e mai ovviamente sul consenso. Il cambiamento avvenuto nel secondo dopoguerra è stato dovuto a fattori particolari, contingenti, con molti aspetti strutturali che non avevano precedenti nella storia europea. Innanzitutto il ritorno o l'arrivo della democrazia liberale nei paesi centrali dell'Europa. In secondo luogo il sostegno attivo e dominato degli Stati Uniti, i vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che invece di umiliare gli sconfitti favoriscono il loro processo di sviluppo e di integrazione. La terza ragione è che abbiamo risolto uno dei problemi chiave della sicurezza europea attraverso la formazione di un'alleanza atlantica a guida americana. Ma il quarto, e su questo vorrei sottolineare perché è un po' il filo conduttore della mia ricostruzione, è l'affermazione di nuove leadership politiche che hanno capito, che avevano capito che non si poteva più tornare indietro, che l'Europa non poteva essere messa più in sicurezza attraverso il bilanciamento dei poteri come era avvenuto nel passato, che occorreva avere il coraggio di pensare a dei progetti nuovi, innovativi. Ovviamente la minaccia sovietica aveva favorito questa riflessione, questo pensiero, tuttavia senza delle nuove linee politiche l'Europa di oggi non ci sarebbe stata. L'Europa non esiste, non sarebbe mai potuto esistere senza dei leader. L'Europa è sostenuta dai cittadini, ma quell'Europa e la futura Europa è fatta principalmente dalle elite. Questi fattori hanno consentito di mettere al fuoco tre aspetti cruciali di questo progetto. Innanzitutto quella famosa espressione no more, non più. L'Europa nasce, l'Europa integrata nasce dall'esigenza della pace. Ma la pace è una condizione per lo sviluppo della democrazia. Senza la pace le democrazie sono sempre a pericolo, sono sempre a rischio, e dallo stesso tempo sia la pace che la democrazia per consolidarsi avevano bisogno di una ripresa economica, di una crescita, di un rilancio da paesi che erano stati massacrati dal secondo conflitto bellico, e quindi la formazione di un mercato comune come una condizione non solo materiale ma anche politico ideale. E questo trinomio pace, democrazia e sviluppo è credo il trinomio che sta alla base della costituzione materiale dell'Europa, così come altri paesi hanno altri valori nella loro fondazione. Ora, questo progetto che parte in quelle condizioni favorevoli ma anche difficili ha portato l'Europa integrata ad allargarsi dai 6 paesi originari agli attuali 28. Non vi sono in Europa oggi più stati-nazione. L'Europa che ha inventato concettualmente e politicamente lo stato-nazione non ha più stati-nazione. Ciò che abbiamo in Europa oggi sono stati membri dell'Unione Europea, anche quei paesi che sono fuori dall'Unione Europea sono collegati all'Unione Europea, dipendono dall'Unione Europea, devono adattare la loro legislazione alla legislazione dell'Unione Europea,
penso alla Norvegia, penso alla Svizzera. E questa trasformazione è una trasformazione che vi inviterei a riflettere, è una trasformazione di un impatto storico formidabile. Noi che abbiamo inventato lo Stato nazionale, l'abbiamo esportato, è stato fonte di guerre, di conflitti, le due guerre mondiali sono state in realtà due guerre civili europee, noi oggi siamo oltre lo Stato nazionale. E questo è stato possibile perché delle elite, di nuovo, hanno saputo costruire le condizioni morali dell'integrazione. L'integrazione si basa su interessi, si basa su valori, ma soprattutto l'integrazione ha bisogno, continua ad avere bisogno di basi morali. Il principale contributo alla costruzione delle basi morali dell'integrazione, secondo me, è venuto dall'elite politica e culturale tedesca. Pochi paesi, io credo nessun paese nella storia moderna, ha avviato un processo di autoanalisi sulle proprie responsabilità, ha messo in discussione le condizioni della propria visione del mondo come la Germania. Lo ricordo spesso ai miei studenti che quasi la fotografia emblematica di questa trasformazione è ququella immagine di Willy Brandt, il cancelliere socialdemocratico, che nel dicembre del 1970 si inginocchia di fronte al monumento del ghetto di Varsavia. Nessuno aveva previsto quell'atto, nessuno l'aveva, il suo protocollo non l'aveva organizzato, è stato un atto spontaneo di un riconoscimento di una grande responsabilità. Se l'elite, se i vari paesi che hanno sofferto le conseguenze del nazionalismo non sono in grado, non sono capaci di parlare il linguaggio della verità, l'integrazione europea non esiste, così come non può esisterci un'integrazione asiatica se le elite giapponesi o cinesi non sono capaci di parlare il linguaggio della verità. E devo dire che l'elite tedesca ha fatto molto più di tutte le altre elite in questa direzione. Non percepisco una simile attitudine da parte dei giapponesi italiani rispetto alle loro responsabilità nei confronti del militarismo. La stessa cosa vale in parte per l'elite austriaca, per l'elite francese, pensate di Xi, o pensate alle corresponsabilità che hanno questi paesi per la ventata autoritaria drammatica che ha vissuto l'Europa. Oppure pensate ancora all'elite inglese, che pensa che il suo imperialismo sia stato in qualche modo un'espressione di una civilizzazione. Se noi non mettiamo in discussione quelle condizioni, quelle basi morali, io credo che sia molto difficile andare avanti, e sicuramente senza quel contributo della Germania non sarebbe stato possibile farlo. Ora, come tutte le unioni, l'Unione Europea è stato il risultato di compromessi e di nuovo il ruolo delle elite, il ruolo delle classi dirigenti, il ruolo di chi ha responsabilità decisionali, politiche, perché l'Unione è diventata complessa, i cittadini fanno fatica a capirla, non riescono a vedere chiaramente quali sono i responsabili, chi fa che cosa, chi è responsabile di cosa, ma quella complessità è stata il risultato di una serie di compromessi. Compromessi per molti aspetti necessari per poter costruire il progetto di integrazione. E in qualche modo questi compromessi hanno consentito di consolidare la democrazia ad ovest, di estenderla ad est e soprattutto hanno consentito di costruire un progetto che per molto tempo ci ha visto tutti insieme. Tuttavia questi compromessi hanno avuto una natura istituzionale che oggi, secondo me, è oggetto di discussione, è stata messa in crisi. In particolare il compromesso che si è sviluppato a partire da Maastricht. Ora, dal Trattato di Roma del 57, ma noi dovremmo andare dietro al Trattato di Parigi del 52, fino a Maastricht, lo sviluppo dell'Unione Europea è stato uno sviluppo basato sul mercato, costruito intorno a un modello istituzionale che vedeva la Commissione, il Consiglio dei Ministri e il Parlamento come i tre principali attori istituzionali, con la Corte Europea di Giustizia che soprassedeva, che supervisionava l'attività di queste istituzioni. Jacques Delors ed altri hanno chiamato questo modello il metodo comunitario, l'integrazione attraverso le leggi. Tuttavia a Maastricht c'è una svolta, quella che noi chiamiamo una critical juncture, una congiuntura critica.
perché a Maastricht per la prima volta l'Unione Europea non può più guardare se stessa, non può più pensare al proprio rafforzamento economico, deve affrontare temi che non aveva precedentemente mai affrontato, non aveva voluto affrontare. Innanzitutto la politica estera, non c'è più il muro di Berlino, Maastricht avviene e si svolge nel 1991 la conferenza intergovernativa. Per la prima volta l'Europa ha di fronte a sé la possibilità di ricomporsi, ma soprattutto a Maastricht si manifesta un problema che è un problema storico dell'Europa, e cioè la riunificazione della Germania che era avvenuta nel 1990. E la riunificazione della Germania riapre di nuovo il problema degli equilibri, dei bilanciamenti all'interno dell'Europa. Tenete presente che con la riunificazione della Germania noi abbiamo la necessità di trovare una soluzione politica al suo problema economico e per molti aspetti anche al suo problema democratico. Non dimenticate che la Germania è 2/3 sul piano territoriale della Francia, ma ha una popolazione che è 1/3 superiore a quella della Francia. L'equilibrio tra Francia e Germania, che era stato alla base dell'accordo, il cosiddetto motore franco-tedesco, che era stato alla base dell'accordo che aveva costruito l'integrazione, non poteva reggere più. E a quel punto l'Europa fa un salto, le politiche europee fanno un salto e decidono di chiedere alla Germania, in cambio della riunificazione, di rinunciare al simbolo della sua ricostruzione economica, della sua potenza economica. Ci avviamo verso la moneta comune, verso l'euro. Tuttavia, nel fare questo salto, le élite politiche, in particolare sotto l'impulso delle élite politiche francesi, decidono di portare quelle politiche, le politiche economiche e finanziarie, così come la politica estera, non dentro il modello comunitario del triangolo di cui parlavo prima, con la Corte Suprema, la Corte Europea di Giustizia che supervisionava quelle attività, ma le porta dentro un nuovo modello, inventa cioè un nuovo modello che Mitterrand chiamerà il modello intergovernativo, costruito cioè su un processo decisionale che passa attraverso decisioni e non leggi, quindi la Corte Europea di Giustizia ha un ruolo molto limitato, e soprattutto attraverso un processo decisionale che è concentrato nell'organismo che rappresenta i governi nazionali, il Consiglio dei Ministri, che poi si chiamerà solo Consiglio, e soprattutto il Consiglio Europeo. Quindi quello che si forma a Maastricht è un primo grande compromesso tra un'Europa sovranazionale, l'Europa comunitaria, l'Europa del mercato comune, ed un'Europa intergovernativa dedicata a governare, a decidere le politiche che erano tradizionalmente vicine alla sovranità nazionale, come la politica estera ovviamente e la politica economica. E nasce l'Unione Economica Monetaria, che serve a organizzare, a gestire l'euro, secondo un modello che non ha niente a che fare con il modello del mercato comune. In questa Europa dell'Unione Economica Monetaria, in questa Europa, chi ha il potere decisionale non è tanto la Commissione, il Parlamento, ma chi ha il potere decisionale è soprattutto il Consiglio Europeo e il Consiglio dei Ministri, in particolare i Ministri dell'Economia e della Finanza, il cosiddetto Consiglio Ecofin. Ora, questo è un primo grande compromesso. Perché è stato fatto questo? La ragione, noi abbiamo lavorato, ci sono storici che hanno fatto questo lavoro, io stesso ho fatto delle ricerche, siamo andati a intervistare lo staff che lavorava con i francesi in quel periodo. L'idea francese era: noi dobbiamo tenere queste decisioni cruciali nel Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo, oppure nel Consiglio dei Ministri, perché lì avremo un voto come la Germania. In quel modo noi avremo la possibilità di vetare, di porre un veto alle decisioni della Germania. Riusciamo a tenere, nonostante lo sbilanciamento demografico ed economico, riusciamo a tenere un equilibrio con la Germania. Pensate al paradosso. Oggi quel modello è un modello che ha favorito l'affermazione della Germania e ha messo in difficoltà la Francia. Pensate agli effetti della storia. Noi pensiamo di avere una teoria che ci spiega cosa avverrà da qui a qualche anno, nel caso della Francia quella teoria produce degli effetti completamente opposti. Ma c'è una seconda conseguenza. A Maastricht fu deciso che c'erano dei paesi che non potevano stare dentro quell'integrazione monetaria più forte. Quei paesi erano paesi fondamentalmente che venivano da esperienze delle isole o delle penisole del nord dell'Europa, la Gran Bretagna in particolare. Quei paesi furono, come dire, fu consentito a quei paesi di tenere la loro moneta. Si dice nel gergo dell'Unione Europea hanno potuto fare l'opt-out dalla moneta comune. Hanno mantenuto la loro sovranità
monetaria, e con la loro sovranità monetaria hanno mantenuto anche il sistema di organizzazione economica e monetaria tipicamente nazionale. Quindi si crea un secondo grande compromesso tra un'Europa che va verso un'integrazione monetaria che è anche politica, e un'Europa invece che rimane all'esterno di quella integrazione monetaria politica, che si consente di mantenere una sua gestione di una variabile cruciale come quella della moneta. Lisbona nel 2009 chiude questa lunga fase di discussione, e l'opinione comune da parte degli osservatori, da parte in particolare di coloro che avevano lavorato questi trattati, è che finalmente si chiude questa fase. Finalmente l'Europa ha trovato il suo ordine, il suo equilibrio, i grandi compromessi hanno trovato la loro formalizzazione. Così purtroppo non è avvenuto. La crisi dell'euro ha messo in discussione questo equilibrio, e l'ha messo in discussione in modo radicale. L'Europa che emerge dalla crisi dell'euro non è l'Europa che aveva approvato il Trattato di Lisbona. Questi 5-6 anni che ci separano dal 2009, dal 1 dicembre 2009, sono molto più di un lustro, ma sono un'epoca storica. Che cos'è che mette in discussione innanzitutto la crisi dell'euro? La crisi dell'euro mette in discussione innanzitutto il compromesso con la Gran Bretagna e i paesi che si riconoscono in quella logica dell'opt-out. Le decisioni legislative come il semestre europeo, il six-pack, il two-pack, ma soprattutto i nuovi trattati intergovernativi, come il European Stability Mechanism, il Fiscal Compact, hanno costruito due sistemi, due ordini istituzionali legali distinti. Il malessere della Gran Bretagna è un malessere obiettivo. Oggi dentro l'Unione Europea decisioni vengono prese dal summit dei capi di Stato e di Governo dell'area dell'euro e comunicati agli altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Ci sono due Europe dentro la Unione Europea. Ma secondo, è saltato anche l'equilibrio, il compromesso tra l'Europa sovranazionale e l'Europa intergovernativa. La discussione che sarà sviluppata a Maastricht di una sorta di equilibrio tra gli interessi sovranazionali e gli intergovernativi, con la crisi dell'euro quell'equilibrio è andato decisamente a favore dell'Europa intergovernativa. Noi ci siamo battuti discussioni sull'elezione del Presidente della Commissione Europea, ma in realtà sulle grandi questioni le decisioni non vengono più prese dal Presidente della Commissione Europea, ma vengono prese dal Presidente del Consiglio Europeo, vengono prese dal Commissario nella Commissione Europea per gli affari economici, finanziari e l'euro, vengono prese dall'Ecofin. Sempre di più, cioè, l'Europa intergovernativa ha fatto agio, ha offuscato l'Europa sovranazionale. Non è solamente una questione di personalità, che Barroso non è Prodi o non è Delors, è una questione di politiche, di strutture, e questo cambiamento dell'Europa in funzione intergovernativa ha prodotto delle conseguenze inaspettate, perché là dove l'Europa è un bilanciamento di istituzioni, un partito, uno Stato può essere dalla parte, come dire, minoranza, ma tuttavia ha avuto modo di giocare dentro il processo comunitario, ma là dove c'è un'Europa in cui le decisioni vengono prese da 28 capi di Stato di Governo, che non possono neppure essere accompagnati dai loro Sherpa o dai loro Ministri degli Esteri, dove il Presidente del Consiglio Europeo peraltro non ha diritto di voto, bene, là è evidente che i paesi più forti contano di più dei paesi più deboli. Il modello intergovernativo, non dico che ci riporta al Congresso di Vienna, ma porta, crea le condizioni di una struttura gerarchica dal punto di vista decisionale. E se noi vogliamo capire perché le elezioni del Parlamento Europeo hanno mostrato questa frattura che non c'è mai stata, abbiamo creato l'euro per tenere la Germania dentro l'Europa e finiamo per creare un'area dell'euro che è fortemente dominata dalla Germania, ma dominata dalla Germania ma aggresso a me, nonostante lei è nella logica delle cose che il paese più grande, non avendo più il controbilanciamento della Francia come era avuto nel passato, il paese più grande finisce per determinare, anche perché è un paese guidato da una leadership seria, da una cultura di governo seria, è evidente che quel paese più grande finisce per determinare le condizioni anche degli altri paesi. Di qui la frattura tra il nord e il sud dell'Eurozona, una frattura che non ha precedenti e che si manifesta nei termini in cui abbiamo visto con le elezioni parlamentari. Ora,
cosa si può fare? Si può uscire da questo comodo? A tutti i dibattiti a cui partecipo, in particolare i dibattiti a cui partecipo con colleghi tedeschi, sono stato recentemente all'Art School of Governance, in cui era coinvolto anche il ministro Schauble, è nell'interesse, io credo, della leadership tedesca, ma più in generale nell'interesse di tutti noi, ragionare su come uscire da quello che gli inglesi chiamano il conundrum, il tunnel senza luce in fondo. Ora, secondo me, e mi avvio verso la conclusione, bisogna pensare in modo radicalmente nuovo. Quello che io inviterei di nuovo, perché l'Europa è stata fatta dalle elite, non accontentatevi di ciò che avete letto nei libri di diritto comunitario, di politica comunitaria di 20-30 anni fa. Occorre un pensiero radicalmente nuovo per fare i conti con questa trasformazione. Primo, occorre riconoscere che non si può fare l'Europa con chi non vuole stare dentro un'Europa integrata, che c'è una parte dell'Europa, in particolare la Gran Bretagna, che vuole stare nel mercato comune, ma non può stare per le sue ragioni storiche, politiche, altamente dignitose e legittime, non può stare dentro un'Europa politica, dentro un'unione politica. Va riconosciuta questa differenziazione, va costruito un'architettura istituzionale per consentire di collaborare là dove è possibile, ma anche di andare su strade diverse là dove non è possibile collaborare insieme. Quindi io credo che il primo elemento è un'Europa differenziata, che salvi la grande conquista di questi 60 anni più di integrazione, il mercato comune, ma che ci ponga il problema di vedere come possiamo convivere con progetti istituzionali diversi. La seconda è un'Europa politica, un'unione politica, che fuga e che esca dal doppio inganno dentro il quale noi continuiamo a muoverci. Il primo inganno è un inganno statalista, c'è un'idea che viene in particolare dall'esperienza della Francia, che occorre costruire uno Stato federale, così come la Francia ha costruito lo Stato, poi sullo Stato ha costruito la nazione, poi sulla nazione ha costruito la democratizzazione della nazione, c'è l'idea che l'Europa può esistere solo se costruisce uno Stato. Ora, questa idea, secondo me, è un'idea sbagliata, intanto perché riproduce sul piano europeo un'esperienza che è stata tipica di una vicenda nazionale, ma secondo perché superare gli Stati nazionali per costruire un super Stato europeo lo trovo altamente contraddittorio. Ma c'è un secondo inganno, che è un inganno, diciamo così, culturale, che questa volta viene dall'esperienza della Germania, che occorre un demos per poter andare verso un'Europa integrata. Siccome la Germania ha costruito prima un popolo, poi su quel popolo ha costruito un'idea di nazione, poi finalmente nel 1871 ha dato una dimensione territoriale, statale, a quel popolo-nazione, ancora oggi, da parte della Corte dal Tribunale Costituzionale Federale Tedesco c'è ancora questa idea che l'Europa deve avere un demos, che ci deve essere un demos europeo. Ora io ritengo che anche questo paradigma, questo modello è pericoloso. L'Europa è fatta di demoi, di più popoli, e questi più popoli sono la sua forza, sono la sua ricchezza. L'Europa è fatta di tradizioni culturali distinte, fatta di religioni diverse, è fatta di esperienze storiche, è fatta di linguaggi diversi. L'idea di uniformare tutto a un unico demos, io lo trovo non solo illiberale, ma lo trovo pericoloso. Chi dovrà essere l'esempio di quel demos? Che caratteristiche dovrà avere quel demos? Che lingua dovrà più parlare quel demos? Noi dobbiamo uscire da questi due inganni, da questi due constraint, da questi due vincoli. E abbiamo bisogno di un'Europa che faccia del proprio pluralismo, della sua natura multilivello, un'occasione per la forza, non per la debolezza. Come se ne esce fuori? Io non vedo altra soluzione che quella di fare un patto politico. L'Europa può avere una sua integrazione, questa unione dell'euro può avere un'integrazione, non perché tutti parliamo la stessa lingua, perché c'è un unico Stato, ma perché tutti rispettiamo le stesse regole, gli stessi valori, gli stessi principi costituzionali. Noi abbiamo bisogno di elite che facciano un patto e che lo sappiano difendere con i loro cittadini, che sappiano persuadere i loro cittadini, che sappiano costruire un consenso sui loro cittadini, che si può essere diversi e stare insieme, perché ci si riconosce dentro quella necessità storica che dicevo all'inizio. L'Europa è ancora quella, è pace, democrazia,
democrazia e sviluppo, e se noi non abbiamo un'elite che costruisce una narrativa su questi tre grandi valori, che forse aggiunge a questi anche la necessità di avere una voce sul piano internazionale, è certo che questa Europa sarà sempre sofferente, troveremo delle piccole soluzioni, non avremo mai una prospettiva strategica. Vi dicevo all'inizio che questa Europa per me è un'Europa anche esistenziale. Io non ho fatto questo discorso in italiano, l'ho potuto fare in inglese o in francese, non lo faccio in tedesco, perché io sono cresciuto in una parte d'Italia, vicino alla linea gotica, dove i miei genitori erano dei partigiani ed erano stati catturati dai tedeschi. Mio padre è stato torturato e quando sono cresciuto mio padre mi ha detto: non voglio più sentire una parola di tedesco in questa casa. Bene, io vorrei che voi costruiate un'Europa in cui gente come me può imparare anche il tedesco. Grazie.